Di galoppo Pinturicchio GS, sbaglia Palma Trio. Stacco della macchina, l'errore di Power Lake. Al comando si porta Puera Puli EPF. Nei confronti di Princess D'Asolo che sopravanza Polly DL dopo 200 metri in 14, poi terzo lungo la corda Poseidon. Si va al completamento dei primi 400 metri passati da Puera Puli EPF nell'ordine del 29.4. Princess D'Asolo si impegna, anzi Panare Almarra si impegna al largo, poi Polly DL al lato a Pamela Dorra in terza pariglia esterna a Pepita Bar. I primi 600 metri in 44 e mezzo si va forte per la categoria con Panare Almarra che sotto frusta attacca Puera Puli EPF. A tiro Polly DL in seconda posizione con all'esterno Pamela Dor, poi Poseidon e Pepita Barra, il mezzo miglio iniziale in un minuto abbondante. Puera Puli controlla Panarea, viene via in terza corsia Pepita Barra, mandata in quarta dall'anticipo di Pamela Dor, ma Pepita insiste. Bordata di Pepita Barra che tende a passare al chilometro in 1.16.4. Pepita in vantaggio su Puera Puli, al largo Pamela Dorra, poi Polly DL richiesta per corsi esterni e anche Penna Bianca quando i cavalli affrontano la piega da conclusiva. La frazione di fronte alle tribune in 14.6, 1.31 e 1.02, Pepita Barra che ha sparato sul penultimo rettilineo e ha preso una dozzina di metri di margine al resto della compagnia con Puera Puli che litiga con Pamela Dorra, Penna Bianca in mezzo alla pista, poi Polly DL e Poseidon di Marra, Pepita Barra in una dimensione tutta sua, gli altri che lottano solo per il secondo, perché Pepita Barra spazia a piacimento da catch Max Castaldo, il training di Giuseppe Caramia, mentre per il secondo una straordinaria Pamela Dorra, dopo percorso oneroso, si salva da Penna Bianca. 2-1, un filo abbondante, 31, gli ultimi 4, 1-15 e 7, la media al chilometro aveva vinto bene, girando di fuori già all'ultima uscita, si ripete 7 giorni dopo con un percorso sinceramente molto più agevole, in terza pariglia sino agli 800 dal palo, poi mette la freccia, un parziale di là, li mette tutti in riga, se ne va a far passerella, Max Castaldo sicuro in sediolo alla figlia di Zinzan Brucator. Buona seconda Pamela Dor, sempre per corsi esterne, numero 14, al terzo completa la trio, il numero 10 Penna Bianca, 8, 14, 10, l'arrivo ufficioso della sesta.